Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle intorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Parola del Signore. Iniziamo proprio la lettura del Vangelo, questa volta dalla prima pagina. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Questo è il suo titolo. Vangelo vuol dire buona notizia, la buona notizia di Cristo. E chi ce la porta questa buona notizia? La prima o la seconda grande voce dell'Avvento, insieme al profeta Isaia, che è la voce di Giovanni il Battista. Tutti gli anni Giovanni il Battista alza la sua voce nella Chiesa per continuare a preparare le strade nel cuore dei fedeli alla venuta del Signore. E questa è proprio la voce, diciamo, la parola che guida questa seconda domenica. Preparate la strada al Signore e raddrizzate i suoi sentieri, che è una citazione del profeta Isaia. Ecco, Giovanni è colui che rinnova questo invito di Isaia, che parlava agli esuli a Babilonia molti secoli prima e li invitava a ritornare a casa, a raddrizzare le strade nel deserto perché il ritorno nella terra promessa fosse una grande marcia di gioia, di salvezza, di ringraziamento. Così Giovanni ci invita ancora una volta a prepararci alla venuta di colui che è più forte di lui, come dice Giovanni, è più forte di me e io non sono degno neanche di slegargli i sandali, perché lui battezzerà in Spirito Santo, Giovanni semplicemente in acqua. Ecco, cosa vuol dire preparare le strade al Signore nel nostro cuore, nella nostra vita? Vuol dire tante cose, forse ognuno di noi è invitato a domandarsi come devo preparare la strada al Signore a questo Natale, forse con un ascolto più intenso della parola di Dio, forse con un tempo un po' più disteso nelle nostre giornate convulse invece di preghiera, di silenzio, forse con una maggiore attenzione al povero, forse con una maggiore attenzione a quelli di casa, non so, ognuno sa che c'è una strada da raddrizzare o forse più strade da raddrizzare nella propria vita. Con l'aiuto del Signore, mettendoci in ascolto dei suggerimenti, delle ispirazioni dello Spirito Santo, sicuramente ognuno di noi potrà trovare quella strada da raddrizzare, quella valle da colmare, quel monte da abbassare, perché il Signore trovi nelle sue venute e nella sua venuta nel Natale e perciò anche nella sua venuta finale ci trovi con il cuore pronto, come dicevamo domenica, il cuore sveglio che è capace subito di aprirgli la porta, di riconoscerlo e di abbracciarlo.